Ok guys, prendete le valigie perché si ci trasferisce a Minigioco Land. Passeremo tutti questi 5-6 extra Minigioco Land per un bel po' di cose da fare. Ok, ci riepiloga le cose perché penso che non abbia salvato le volte in cui ci sono andato, stranamente. Ma vabbè. Allora, abbiamo un bordello di gettoni che ci basteranno, penso. Cavolo. Ok, cosa abbiamo da fare a parte sistemare il microfono? Ok, va bene. Allora, in totale i minigiochi che possiamo comprare all'inizio sono 42. Quindi diamoci da fare. Premo continuamente A facendo così. Dovrei riuscire a comprarli tutti rimanendo con circa 5.000 gettoni. So che può sembrare epilettico e stancante, ma lo dobbiamo fare. Ok. 1 contro 3. Ottimo, parte l'aspirapolvere, spero che non lo sentiate perché è fastidioso, ecco. Questi sono... ecco, ce n'è uno di 200. Eccellente, ce l'abbiamo fatta. Ci siamo sbrigati con circa 4.000. Complimenti, ehi, tutti i minigiochi per 4 giocatori. 1 vs 3 e 2 vs 2. Grandioso, ah, dimenticavo, cos'è? Benvenuto a Minigioco Land, annuncio importante. Lo stadio minigiochi è aperto. Minigioco ottovolante è aperto. Allora, minigioco ottovolante non lo faremo ora. Bensì, andiamo al parco minigiochi perché c'è qualcuno che ci aspetta. Ossia, ora lo vedrete. Allora, giocatori ovviamente uno. Purtroppo non posso registrare in un altro momento perché l'aspirapolvere lo sento molto spesso. E non mi va di trovare un punto in cui sono solo, eccetera, eccetera. Ecco, come non detto. Vi taglio finché non finisce. Ok, rieccomi. Siamo al... coso, sì. Al parco minigiochi. Allora, Yoshi. Ah, vabbè, non ci posso fare niente. Poi, DK. Penso che non lo sentate perché la maggior parte delle volte in cui ho registrato in cui c'era l'aspirapolvere non si sentiva. Però a me dà fastidio. Vabbè. Come vedete c'è una nuova modalità, super hard. Ovviamente non la metto. Tanto non mi serve andare al parco minigiochi soltanto per fare i minigiochi. Ora vedrete perché ci voglio andare. Perché c'è una pianta piragna che ci deve dare qualcosa. Wow, hai così tanti minigiochi. Questo è fortissimo, è Corsa nei sotterranei. È un minigioco 2 contro 2, provalo. Continua a giocare, ci sono ancora tante sorprese. Penso che adesso abbiamo tutto. Abbiamo tutto. Ci manca ancora qualcosina. Bene. Vorrei provare a uscire e rientrare. Aspetta. Tutti e 21. Tutti e 10. Tutti e 12. Tutti e... no, non è possibile. Ne manca uno. E di questo ne sono sicuro. Sono certo che ne manca uno. 4 contro tutti e 4, insomma. Tutti. No. Vabbè, non so cosa dirvi. Usciamo e rientriamo perché penso che ci sia qualcosa. No, la pianta per ora non ci serve niente. Faccio vedere però il minigioco che abbiamo ottenuto, che è 1 contro 3. No. No. Ok, allora è 2 contro 2. Sì, è 2 contro 2, ne sono sicuro. L'ultimo? Esatto. Facciamo la squadra questa. Va bene. Andiamo. Proviamolo. Ce n'è un altro minigioco da sbloccare. Lo sbloccheremo nella prossima parte.
corsa nei sotterranei. Tutti devono gridare contro Sick insieme per avanzare. Evitate i blocchi stradali. Inclinando il contro Sick in diverse direzioni cadrai. Per fermarti non inclinare. Ma se mi dici... Vabbè, lascialo stare. Adoro questo minigioco. Aspetta. Ah, ok. Sì, è un po' pallosco il minigioco, si può... Lo posso ammettere. Ecco, dovete avere timing in questo minigioco. Sembra un minigioco stupido, però abbastanza difficile. Corri! Ok, abbiamo vinto. Ma no, dai, è carino. Carino come ambientazione. Ok, abbiamo fatto anche questo minigioco. Sì, si possono anche rigiocare. È abbastanza comodo. È bello questo minigioco land. Di extra non è nemmeno tanto pieno. Allora, facciamo... Allora, se non sbaglio, li abbiamo comprati tutti, right? What the hell? Vabbè, qua abbiamo già fatto. Va bene, andiamo al minigioco no, allo stadio minigiochi. Il gioco trovando, ho detto che lo faccio alla prossima parte. Allora, abbiamo soltanto due parti di extra da fare. Ok, una parte di extra più qualcos'altro. Allora, proviamo tutte queste modalità. Facciamo prima battle. Un giocatore, ovviamente. Yasu, Luigi, DK e Mario. Sceglierò sempre questi perché non lo voglio. Easy. Ah, potrei fare anche normal perché io sono un po' negato in certe cose, però nei minigiochi me la cavo egregiamente, quindi vabbè, non fa niente. Sono extra, è un let's play, lo gestisco come voglio io. Ecco la modalità gara, perfetto. Facciamo un 5 win. Facciamo minigiochi di tutti i giocatori. No, 2 contro 2. Le squadre vanno bene così. Non dovete toccare niente, si sceglie da solo se non sbaglio. Gara di Bob. Ovviamente 7 win vuol dire 7 vincite. Ok, diamoci da fare. Aspetta. Sì, devo spingere con questo tasto. Non è che poi registri così dopo tanto tempo, è che ci perdo la mano anche dopo un giorno. No, no, infame. Scusami, ma... Poi non penso sia necessario che vi mostri di nuovo tutti i minigiochi, perché... All'otto volante dovremmo rifarli tutti uno per uno e sbloccarne un altro. Quindi, ottimo. L'otto volante durerà quanto un mondo normale, ossia tre parti da 22 minuti più o meno. Non ne ho idea, sinceramente. Qua faremo la modalità sfida. E domani, cioè domani. Sì, vabbè, in teoria domani, perché dovrei caricarne uno ogni giorno. Faremo l'otto volante. Ok, levati per favore. È un po' stretto questa pista, sembrerebbe di no, ma è così. Ok, sorry, ma ti devo superare. Ma non è che posso... No, non posso aumentare la velocità. Tra tutti i miei giochi potevo scegliere proprio questo. Ok, il record non lo superiamo. Non sto qua a superare i record imposti dal computer. Vinto! Per superarlo penso che dovrei avere Luigi in super hard. Vabbè, anche normal, potrebbe cavarsela. Un trofeo. Allora, ok, microfono che mi dai sempre fastidio. Che cavolo però. Carrelli pazzi, sì, sono scelti casualmente.
Inizio. Madonna, fuoco, non vi ricordo. Oh, ok. I tasti, dannazione, i tasti, danni, i tasti. Hai una memoria corta. Ovviamente in modalità duello potreste immaginare cosa c'è. Trial non me lo ricordo, sinceramente. Recentemente mi sto avendo una mezza idea di riprendere il mio vecchio Nintendo 64 e chiaramente vi farò dei gameplay. Per esempio, ho un sacco di giochi per 64 che sono anche mezzi capolavori e che io mi sono perso, che ne so, Bomberman 64. Ok, ci mancano 3 vittorie, ossia 3 minigiochi. No, piloti del cielo no, dannazione. È noioso. I 2 contro 2 la maggior parte delle volte sono noiosi e lunghi. Ok, il record è 1,7, che me l'hanno fatti come, me lo ricordo benissimo. Ok, io devo sbattere le ali, che bello. Vabbè, questo lo perdo, sicuramente, perché Luigi è noob. Datti da fare, Luigi, per favore. No, stai andando alla parte... Luigi fallito. Ok, magari ce la caviamo. Se non va verso le bombe, si intende. Cannone del cavolo. Ve l'ho sempre detto che questo minigioco mi ricorda Super Mario 64. Gira, Luigi! Oh, Luigi! You mad, Luigi. Per le torri, per le nuvole. Mi ricorda Super Mario 64. Ve l'ho detto una volta. E ve lo ridico, così tanto perché non so cos'altro dire. Ok, magari ce la faccio. Se Luigi non incappa in ogni ostacolo, ecco. Non girare. Ok, ho perso. Pazienza. 2 easy contro un hard e un easy. Un po' strano, vabbè. Sì, mi definisco hard. Ma nei commenti scriveranno: no, Dani, tu sei noob level, che non esiste nemmeno in questo gioco perché è troppo scarso. Sadici. Per il rumore dei tasti non ci posso fare niente. Chiedete alla GameStop che fanno dei joypad rumorosi. Ok. Vorrei avere un joypad originale del GameCube. Ce l'ha mio zio. Solo che lo usa ancora il GameCube, quindi. Ok. Ce la facciamo a fare il resto? Sì, sì. Devo fare un taglio di circa 2 minuti. Magari facciamo un 3 contro 3, vabbè. Fabbrica di torte, perfetto. Questo minigioco mi piace, anche se nonostante la sua semplicità mi piace molto. Ok, diamoci da fare. Cooking Yoshi! Che poi che grande cosa, le torte sono già fatte, cavolo. Altro che fabbrica e fabbrica. La nazione, riprenditi. Ah, ce l'ho, no, non ce l'abbiamo fatta, pazienza. La fragola è scesa prima. Ultimo. Sempre se vinciamo. Più di palloni, dai. No, corsa dei sotterranei. Va bene. Pensavo di più. Pensavo avrei fatto più parti extra.
No, dai, io sono tra normal e hard, mi sa. Non so, sinceramente. E aspettiamo. Che abbiamo vinto. Che scemi, come. Abbiamo vinto. Vittoria della squadra di Yoshi e Luigi. Yuppie. No. Ok, facciamo un'altra modalità. Devo grattare il naso. Vabbè, non importa. Mario e Wario. No, aspetta. No, no, ho sbagliato. Ho fatto l'otto volante, sono scemo. Oggi non ce la faccio con la testa. Poi guarderò la wiki e vedo se mi manca qualcosa. Trial. Ah, trial non ce la faccio in un solo video. Facciamo duello. Uno contro. Pazienza. Duello già sapete cos'è, essendo uno contro uno. Luigi! Con Peach? No. Con DK. Contro DK. Faccio in easy perché non si sa mai. Se perdo per sfortuna o cose del genere, c'è qualcosa da fare come extra per vincere. Ecco, appunto vorrei evitare. Perché non mi ricordo sinceramente cosa mi manca. 3 win. Sì, si possono scegliere anche manualmente. Sciabolate. Bello. Ok, A, B e Z. Simple. E uno. Sasso carta mare. L'ho sbloccati tutti? Sapete che forse non ho sbloccato uno? Vabbè, non è prettamente necessario. Il mio concetto di 100% non è sbloccare tutto, è farvi vedere tutto. Ok, ho perso questo, vabbè. Perché mi perdo in chiacchiere. Non può sembrare, però mi perdo sempre in chiacchiere, in qualunque cosa. Sì, cosa fare? Di nuovo. Ah no, questa è un'altra cosa. Poi passo casomai Horror Land a sbloccare anche l'altro. Uso la campanella per fare velocemente. Ok, bomba a tempo. No, sciabolate di nuovo. Ok, DK, preparati a perdere. Che quindi vorrà dire che di extra ce ne sarà due più l'otto volante. DK ha failato i comandi. Amico, sei davvero scarso. Va bene, questo conclude la prima parte di extra di Mario Party 2. Con questa nostra vittoria. Che bel teatrino, bello, bello, bello. Ok, la prossima volta andremo a fare la trial. Che sarebbe una specie di nuovo...
nuovo mondo per noi, infatti avremo da fare ben due mondi. Non so quanto dura sinceramente, però penso che duri 10 turni. Penso proprio sì, però è davvero carino, quindi non perdetevela. Bene, ci vediamo alla prossima con Mario Party 2. Bye bye!